Beh, un dentista per amico è un progetto che la Regione Liguria sostiene da alcuni anni, che continuiamo a sostenere perché è un vero progetto di sussidiarietà. A fronte di una cifra modesta che la Regione mette a disposizione, c'è un indotto molto significativo. In questo caso parliamo di cure odontoiatriche per bambini che appartengono a famiglie di disagio, disagiate economicamente, che non avrebbero la possibilità di far curare i denti o di mettere l'apparecchio al bambino. Quindi attraverso i servizi sociali, attraverso l'estensione delle convenzioni in tutti i 19 distretti della Liguria, possiamo dare questa opportunità. L'associazione Arché è una piccola associazione, ma che lavora molto bene coinvolgendo 600 dentisti in tutta la Liguria, che prestano un piccolo intervento, ognuno di loro un piccolo intervento a titolo volontario per appunto questo obiettivo comune, quindi permettere che anche i bambini, famiglie disagiate possano avere i denti curati. In Liguria quante persone riguarda questa iniziativa, sia come dentisti che come pazienti? Allora, in Liguria ci sono 600 dentisti in crescita, perché uno dei nostri lavori è proprio quello di naturalmente ricercare i dentisti, e stanno curando 2500 minori, numero chiaramente anch'esso in crescita, per un giro di prestazioni gratuite di 2.500.000 euro. La necessità di questo progetto è nata dal fatto che le cure dentistiche in effetti rientrano molto parzialmente nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, e anche che negli studi dentistici per i nostri pazienti che sono appartenenti a famiglie fragili, a strutture protette, indubbiamente sono un po' costose, e quindi è nata questa esigenza che è sanitaria ma è anche chiaramente sociale. Senza denti non si mangia, ma senza denti difficilmente si ha una vita sociale e forse qualcuno ti dà anche un lavoro.